Potrebbero essere una quarantina i morti nell'esplosione all'impianto di fertilizzanti di West in Texas, ma il bilancio è per ora impossibile da stabilire. I feriti sono almeno 200, di cui alcune decine in gravi condizioni, e potrebbero esserci persone ancora intrappolate sotto le macerie. Si teme inoltre per la possibile diffusione di una nube tossica. La scorsa notte si è creato uno scenario da incubo, ma come ho detto, in Texas abbiamo la fortuna di avere la migliore squadra che gestisce le emergenze e ha agito al meglio insieme ai cittadini. L'esplosione, le cui cause devono ancora essere chiarite, ha squarciato l'impianto della West Fertilizer, che si trova a una trentina di chilometri a nord di Waco e a un centinaio da Dallas.